E qui con la nostra news siamo giunti alla fine di questa bellissima kermesse, quale Giugno Insieme. Siamo qui col dottor Bonacci, presidente della Proloco. Stanchi ma felici? Stanchi sì, soprattutto lo stress perché il tempo, il vento, oggi è volato via il capannone della cassa, la pioggia degli giorni scorsi, però contenti perché la gente ha risposto e se inquadrate la coda che c'è in questo momento per il pesce della Stella vi rendete conto che veramente abbiamo fatto bingo questa sera. Ma anche le altre sere devo dire la gente è venuta e ha mangiato e ha apprezzato i nostri ristoratori che hanno fatto veramente dei miracoli per preparare così tante porzioni mantenendo una qualità eccezionale. Abbiamo parlato di cucina in questo momento, mentre per quanto riguarda il banco di beneficenza e gli stand, invece com'è andata? Beh, sicuramente la crisi si sente, quindi se uno ha da spendere dei soldi forse li spende per mangiare. Però siamo contenti, devo dire che rispetto ai timori che avevamo all'inizio è andata meglio del previsto, anche in quel settore lì. Avevamo delle certezze come la cucina, ma devo dire che anche tutto il resto ha funzionato e quindi siamo soddisfatti. Perfetto, grazie mille dottor Bonacci. Ed eccoci qua al banco di beneficenza, serata finale, soddisfatti dell'andamento di questi 11 giorni di festa qua al banco? Banco benissimo. Anzi, visto che stai riprendendo, invito tutta la gente da qui a mezzanotte ad arrivare. Ci sono rimasti pochi premi, dobbiamo sbancare questa sera. E ce la faremo di sicuro. Invece, riguardo all'estrazione? A che ora ci sarà l'estrazione? È l'estrazione a termine. Termine del concerto, penso che ci sarà l'estrazione, giusto? Quindi perfetto. Più o meno verso la mezzanotte, sì, verso la mezzanotte sarà... Dipende da Risa quando finisce. Quindi gli mettiamo fretta così almeno c'è prima l'estrazione, no Luca? No, aspetta, visto che l'abbiamo pagata è meglio che fa lo spettacolo. I premi dell'estrazione saranno una macchina, giusto? C'è una macchina che è lì che la potete vedere, una I10 di color rosso e una moto 125. Benissimo, quindi comunque andranno tutti su Ossola News, comunque Ossola News, dove volete voi, anche all'ufficio, il nuovo ufficio della Proloco qui stazione. Quindi chiudiamo possiamo essere soddisfatti di come è andato il banco e di come è andata la festa in generale. Soddisfatissimi, ottimo, alla grande. E ci siamo, serata finale del Giugno Insieme, concerto di Arise, chiudiamo la manifestazione Luca. Ma la chiudiamo alla grandissima perché siamo qui di fronte a questo magnifico pubblico che è veramente entusiasmante, sono tutti qui per Arisa questa sera. Arisa è una cantante eccentrica, poliedrica, infatti non è soltanto cantante ma anche presentatrice TV e addirittura ha fatto un film che ne parlavamo, non ne parlavamo con Ossola News, ne parlavamo in radio, esatto, dove dicevamo appunto che ha fatto anche l'attrice, perché ha interpretato un ruolo nel film L'Ultimo di De Luigi, uno degli ultimi. Sì, esattamente, Luca ha anche scritto un libro, quindi questa qua sarà veramente una serata fantastica nel segno della musica. Diciamo che concludiamo questo Giugno Insieme in bellezza proprio alla grande. Io ringrazio te Luca, ringrazio Fabio, ringrazio tutto lo staff di Teleossola, la web TV di Ossola News per tutti questi video, per tutta la compagnia e tutte le emozioni che gli abbiamo trasmesso. Perché sono emozionato di aver trasmesso insieme a te tutte queste emozioni, aver trasmesso queste immagini bellissime. Abbiamo parlato con persone di cuore, abbiamo parlato con persone di un certo livello come sindaco, come assessore e quant'altro. Abbiamo anche raggiunto obiettivi importanti perché penso che il macchinario per l'ospedale San Biagio di Domodossola, dopo tutte queste 11 serate siamo riusciti ad averlo. Sicuramente, spero che siamo riusciti ad averlo, ma è sicuro, l'importante è una cosa, che il cuore della gente sia arrivato dritto alle persone che ne avevano più bisogno. E come di sicuro sarà stato. Quindi noi dal Giugno Insieme dell'ultima serata vi salutiamo, per Teleossola da Luca Andrea è tutto. Luca Costa, Andrea Lavalle e Fabio Giacchetto. Questa piazza di Domodossola è proprio carina. Come state?